Beh, Rafe non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? La cattedrale scozzese. Strano posto dove seppellire un tesoro. Non direi. Se ci pensi, quando Avery sbarcò qui, era già stata abbandonata. Immagino di sì. Se hai una grossa taglia sulla testa, questa è una buona scoperta. Beh, che è successo tra te e Rafe? Non lo sopportavo più, e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Immagina cosa ti farebbe adesso. Non voglio nemmeno pensarci. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Dovrebbe reggere. Ah, bel colpo. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Oh, merda. Taci! Piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. Perché non avete cercato fuori dalla cattedrale? L'abbiamo fatto per un po', ma è un'area troppo estesa e se non sai dove cercare è come sparare alla cieca. O lanciare dinamite alla cieca. Quindi ti aspetti di trovare una lapide che reciti qui riposa Henry Avery, figlio adorato e pirata di successo? Beh, ne dubito. Non ha nascosto le sue tracce così bene per poi incidere il nome sulla pietra. Dove siamo finiti? I monaci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Una posizione invidiabile. Attrezzature della Shoreline. Almeno non ci sono soldati. Scommettiamo che... Sì, dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Di questo, porta. Te la cavi con quello. Nel corso degli anni ho fatto esplodere di tutto.
vicino. Speriamo non abbiano sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Guarda, c'è un passaggio sul tetto. Non puoi spingermi così in alto. Che ne dici di quella cassa gialla? Ehi, sfruttiamola per uscire da quell'edificio. Niente finora. Tu? Stesso per me. Nulla. Forza, attiriamolo allo scoperto. D'accordo. Ottimo lavoro. Abbiamo evitato il peggio. Sì, andiamo prima che qualcuno venga a cercarli.
Bene, forza, andiamo. Ok, e adesso? Andata. Posso agganciarlo. Fatto. Pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. Hai poco stile. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta, arrivo. Forza, spingimi. Forza, ti tiro su. Grazie. Eccolo lì, il dormitorio dei monaci. È solo a un paio di salti da qui. Ah, non portare sfortuna. Andiamo. Brucia un po'. Però è divertente. È troppo divertente. Perché li sterminassi? Va dove ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto? Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sedato un po'. Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta finiti i soldi, beh, non avevamo più motivo di restare. E il generale? Non è durato una notte. Io a destra. Cinici bastardi. Come dice Nadine, gli affari sono affari. Dovrete fare di meglio, ragazzi. Cerchiamo di continuare così. Hanno riesumato qualcosa, ma non conosco i dettagli.
Cos'è stato? Niente lì. Nulla anche qui. Potrebbe essere di qua. Certo, amico. Aspetta. Ma... Sono qui!
stato movimentato. Qualcuno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Dietro quelle mura. Si scende. Bru, ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la ramanzina. Dovevo stare altri soldati. Il tizio guida l'intera squadra. Perfetto. Idea di cosa potrebbe fare la mia. Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come pensi reagirebbe? Mi farebbe a pezzi. Esatto. Tre di fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. L'americano non si sta facendo molti amici. Beh, finché paga, a me sta bene così. Pensi che vedremo Drake? Nadine ne è convinta. Non vedo l'ora di incontrare lui e i suoi amici. È quello che speriamo tutti. Forza, proseguiamo. Sam, di qua! Perfetto! Prendi fiato, c'è un'altra discesa più avanti. Questa sembra un po' più pericolosa. Oh, 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 cazzo! Ok, l'ha fatto lui? Lo farò anch'io. Ok, meglio del bungee jumping. Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dunque... è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine?
Sì, collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. L'abbiamo fatta. Non proprio. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Spero siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. L'ingresso del dormitorio. Te la senti? Questa cosa comincia a piacermi. Coraggio. Ok, la tengo. Vai. Ok, andiamo. Eccoci arrivati. Guarda che posto! Benvenuto al dormitorio di Sandisma, il sepolcro di Henry Avery. Cerchiamo la tomba. Ehi, Nathan, guarda qui. Ci sono un paio di sciabole. Come la pergamena della croce. Vediamo. Ma le date no. Beh, una in meno e altre 1000 da controllare. Ok, sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. Sprede corrispondono. E anche l'anno. Sam, vieni! L'hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide.
Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... Di profilo. Che cosa? Oddio. Allora, te la senti? È da parecchio che sono pronto. Vediamo che abbiamo qui. È una cripta. Cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. È stato scritto da uno dei monaci. Oh, la banda al completo. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah. Questa è una porta. Capisco come si apre, però. Cosa sono questi simboli a stella? Ah, una specie di lanterna. Ehi, ciminiera! Qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente male. La luce arriva dall'altra parte della parete. Bene, diamo un'occhiata. Ah, posso orientare le luci. Questo sì che mi piace. Ehi, guarda un po'. Ci siamo. Così va bene. È grande, ce l'hai fatta! Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesaro. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna. Lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Beh, non facciamolo aspettare.
passo di sopra. Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Forza, ti faccio strada.
Aspetta, da quella parte. Via libera.
In effetti, potevamo anche giocarcela meglio. Ehi, siamo ancora vivi. Mi accontenterei. Proviamo ad aprire la porta. Ok, sei pronto? Sì. Ok. Avanti! Cavolo, pesa! Non dirlo a me. Come andiamo? Oh, alla grande! Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. La croce è in alto. È lì che Avery ci vuole portare. Beh, se Avery ordine, noi obbediamo. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi, Sully. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Pattuglia in arrivo. Li sento. Inizio a sentirmi a disagio. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa casa. Nessuno vuole un altro caso Port Mosby. Evita di parlare, visto che la gente denuncia massacri inesistenti solo per fare scandalo. Non vogliamo quel tipo di pubblicità. Non ci serve la concorrenza di altre compagnie. E questo cos'è? Ho detto lascia perdere, come vuoi. Penso che non ci lasceranno mai in pace. E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più. Andiamo, forza, ti aiuto a salire. Ok. Accidenti. Riesco a prenderti. Sì, aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Thank you.
Ho trovato qualcosa! Ecco, fatto! Quanto pesa! Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti! A salire. Ma reggerà persino il peso. Ah, grazie. Dici che l'hanno costruita ai monaci? Impossibile. Sembra un sistema di carrucole. Per sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa. Come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme. Romanticone. Possibile. Sembra un sistema di carrucole. Ehi, qui c'è un appiglio! Sto arrivando! Sto congelando! Di qua! Bene, bella mossa! Grazie! Ok, forse non è stata una grande idea! Oh, merda! Ehi, stai attento quando svolti l'angolo! Ok! Che spasso! Risparmia le forze. Non abbiamo ancora finito. Fai strada. Speriamo regga. Speriamo sia stata una buona idea. Perderai le dita. Aspetta! Ti aiuto a salire. E andiamo! Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai 5 anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Esatto. Guarda, proprio laggiù. Dalla rupe non si passa. Niente, taglieremo per l'interno. Mi sta bene.
Perfetto. Cavolo. Ci stiamo avvicinando a Riff. Lo so. Sono qua giù! Lì non c'è niente, eh? Niente, tutto a posto.
uomo a terra! Devono essere vicini! Esci fuori, forza! Andiamo! Niente finora, tu? Stesso per me, nulla. Vai da quella parte, io cerco qui. Ricevuto. Ancora niente, nessuna traccia. Qui non c'è nulla. Vai da quella parte. Io controllo qui. Certo, amico. Trovatelo. Non sarà difficile. Trovato qualcosa? Io non ho avuto fortuna. Niente. Controlla di là, io vado di qui. D'accordo. Nadine vuole quel bastardo. Prova. Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Ehi, attento. Potrebbe diventare instabile. Mercenari. Ma da Rafe non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. Se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel? Io chiederei scusa. D'accordo. Visto? Tutto liscio. Sì, per una volta. Da questa parte. Ugh.
Sembrano robusti? Abbastanza. Ehi, qui può essere pericoloso. Ok, bene. L'abbiamo fatta. Ragazzo, la tempesta peggiora. A che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po'. Non preoccuparti. D'accordo. Allora vi aspetterò alzato. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci siamo. Abbiamo allungato parecchio. Questi idioti della shoreline erano a due passi da... Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di San Disma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Oh, una porta. Ah, così pare. Vieni, guarda qui. È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Beh, prova a tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Un uncino. Ok, proviamo. Ehi, era pulita. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda.